Una splendida domenica di sole con oltre 70.000 visitatori per la festa di San Gerardo qui al santuario di Mater Domini di Caposele. Momenti davvero toccanti tra la solenne celebrazione del mattino presieduta dal padre superiore dei missionari redentoristi dell'Italia meridionale Serafino Fiore e nel pomeriggio la solenne celebrazione della statua di San Gerardo per le vie di Mater Domini. Il ricordo è quello di un bambino di circa 5 anni che è venuto qui con la mamma ed è rimasto colpito da San Gerardo dormiente nella sua tomba come era prima e con questi doni attorno che la gente portava, non solo monete ma anche doni, oggetti che io non capivo fossero ex voto e mi sono immaginato che dormiente con i doni della Befana. Se dovesse descrivere la figura di San Gerardo a una persona che non ha mai sentito parlare di questo santo, anche se è un po' difficile visto che è uno dei più conosciuti al mondo, ecco, come lo presenterebbe? Come un uomo giovane innamorato di Gesù. Tra le altre cose abbiamo avuto anche in questo periodo persone dal Brasile, dalla Réunion, un'isola di fronte al Sudafrica, vicino al Madagascar, e dall'Irlanda, quindi abbiamo vissuto dei momenti così molto belli e la cosa bella, se possiamo dire così, è che tutti questi ci raccontavano anche loro di questa esperienza particolare, tanto è vero che è interessante anche, mi diceva un padre brasiliano, che addirittura c'è questa chiesa, questo santuario di San Gerardo in Brasile dove tutta la notte c'è questo andare e rivieni di pellegrini. Stiamo puntando un po' sull'evangelizzazione perché la nostra comunità qui a Mater Domini, ben 4 padri, diciamo, svolgono anche attività missionaria, per cui di evangelizzazione, di predicazione, pertanto diciamo che il santuario già di per sé offre questo servizio. E in più però devo dire alla verità ci stiamo un po' anche muovendo sul campo sociale, sul campo della carità, perché un santuario non può non avere questa sensibilità, un santuario poi dedicato a San Gerardo, il padre della carità, il padre dei poveri, non può dimenticare tutto questo. Infatti stiamo, oltre al progetto del Madagascar che noi stiamo da tempo sovvenzionando, quindi sostenendo meglio ancora, e anche altri progetti, devo dire ci siamo preoccupati anche sul territorio, quindi di progetti particolari in favore dei giovani, dei diversamente abili. Sono tutti in cantiere, ma io spero che si possano realizzare anche perché le potenzialità della struttura che noi abbiamo ci permettono anche questo. Nella vita di San Gerardo si dicono sempre vado a farmi santo la volontà di Dio, però poi mancano degli spaccati, per esempio lui andava a trovare gli ammalati tutti i giorni, per esempio lui amava i poveri perché diceva che era Gesù visibile, no? Nell'Eucaristia sì, lo contempli ma non lo vedi, ma lì lo vedi. Allora ci sono tanti spaccati che molte volte noi poco conosciamo ma che determinano anche la vita di tutto. San Gerardo. Affidiamo a San Gerardo tutti coloro che ci seguono da casa su Tele Nuova 2 al canale 219 del digitale terrestre. Gli ammalati, gli anziani, le persone sole ricevono la dolcezza della nostra preghiera.